Vieni spirito creatore. Spirito traduce il termine ebraico ruah. Esso ha un duplice significato: vento impetuoso, ebbrezza o respiro. Queste immagini ci aiutano a capire qualcosa dello Spirito Santo. Il vento, che non può essere fermato con le mani, ma è capace di agitare le acque del mare o sradicare alberi, ci induce a pensare alla potenza, alla libertà e alla trascendenza dello Spirito Santo, che soffia dove vuole, distribuendo i suoi carismi come egli vuole. Brezza e respiro, invece, servono ad esprimere la bontà, la quiete e l'immanenza dello Spirito Santo. Basti pensare al sollievo della brezza marina in una calda giornata estiva o al respiro che è qualcosa di intimo e vitale per ognuno di noi. Da qui comprendiamo che lo Spirito Santo non può essere piegato ai nostri voleri, ma siamo noi che dobbiamo lasciarci guidare da lui, come gli uccelli che si spostano grazie al vento, cercando di capire dove egli ci spinge, per il nostro bene e per il bene della Chiesa e del prossimo, anche tramite l'aiuto di una guida spirituale, ci dà sollievo nelle difficoltà. E come non possiamo fare a meno di respirare per vivere, così dobbiamo imparare a respirare lo Spirito Santo attraverso la preghiera. Con l'appellativo creatore, poi, l'autore dell'inno ci dice subito a chi ci stiamo rivolgendo, ovvero a Dio, e non ad una vaga e impersonale energia divina. Lo Spirito Santo è con il Padre e il Figlio un solo Dio, creatore di tutte le cose, il quale non le abbandona una volta create, ma le conserva con la sua provvidenza, le sostiene, le spinge e le rinnova. Lo Spirito Santo è colui che fa passare dal disordine all'ordine, dalla confusione all'armonia. Pertanto, quando nelle nostre comunità o nelle nostre famiglie regna la discordia, invochiamolo affinché ricrei l'armonia tra di noi. Invochiamolo anche quando in noi alberga il caos a causa di contingenze della vita, dubbi, debolezze, cadute nei peccati, rancore verso qualcuno, perché ci risollevi, rischiari le nostre tenebre e rinnovi le nostre vite. Spirito che nel principio aleggiavi sul deserto e le tenebre del mondo, e in armonia mutavi il fango e il caos, spirando vita all'uomo nel profondo. Vieni e il nostro deserto fa fiorire. Prega in noi, trasformaci nel Figlio. Alla tua grazia l'anima disponi, fa che aderiamo al Padre e al suo consiglio. Amen.